Ciao a tutti, lo scorso 26 dicembre io ero a casa mia con la mia famiglia, stavo facendo merenda, sono state le 4 del pomeriggio, cosa del genere, ed era uno dei pochi giorni in realtà in cui ero in pausa dal tour del Sunshine Gospel Choir e mi squilla il telefono. E al telefono c'è Stefano Tarasio, che è un amico batterista, che è stato saluto, che mi chiede: senti, non è che per caso questa sera saresti disponibile per sostituire il nostro tastierista che ha il Covid? E noi abbiamo un repertorio, siamo un tributo ai Pink Floyd, e so che tu li avevi suonati, e gli faccio sì, li ho suonati insomma un paio d'anni fa con un gruppo che si chiama Sky Moon, anzi probabilmente riprenderemo a suonare. A breve ero stato un po' tirato dentro a questo bel progetto fatto molto bene e quindi insomma mi ricordavo qualcosa, ma l'ultimo concerto era di più di un anno precedente, quindi per mia fortuna avevo tutte le cose scritte, quindi ho detto: guarda, se ti va bene ti metto due condizioni, uno che facciate i pezzi che io so e l'altra, insomma, avevo mio figlio con la febbre, quindi ho detto: io prima devo andare a risolvere, a trovare una farmacia di turno per le medicine per mio figlio e poi posso venire. Tra l'altro c'era anche il fatto che il soundcheck andava finito per le 19 tassativo. Alla fine, ok, tutti d'accordo, mi faceva piacere anche aiutare un amico insomma in difficoltà che differentemente probabilmente avrebbe saltato la serata. E quindi, una volta trovate le medicine per mio figlio, ho caricato le mie tastiere in macchina, cercando intanto così, nel frattempo di fare mente locale, di non dimenticarmi nulla. Tastiere che erano in questo caso qua Modi X7 e Modi X8, pardon, e Viscount Legend Solo, in realtà però utilizzate esclusivamente come controllers, un po' come per esempio nel setup di Silvio Merlin. Infatti il setup originale di Sky Moon era appunto fatto con Casio PX5 e Native Instruments Complete Control S61, un setup completamente basato su Camelot e Main Stage, usati contemporaneamente sullo stesso Mac. Allora, prima di andare ad approfondire e anche ad ascoltare qualcosa, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati, di fare proposte, domande e quant'altro, e soprattutto vi ricordo il mio canale Patreon. So che sono noioso, ma è uno spazio molto interessante dove ci sono molti più video di quelli che vedete qui. Di solito ogni settimana c'è il video di YouTube e un altro, almeno un altro. Per il livello Pro ci sono delle lezioni online in diretta con me, poi ci sono comunque PDF da scaricare, suoni e quant'altro. Quindi, insomma, uno spazio che sta crescendo, si sta creando una bella comunità e con cui potete anche sostenere il mio lavoro, che è chiaramente un gesto bello. E per conto c'è un contatto molto più diretto con me. Quindi, insomma, non c'è solo la rispostina che vi posso dare qui su YouTube, ma magari anche qualcosa di più preciso. E ci sono anche dei video a vostra richiesta. Quindi, insomma, si approfondiscono un po' di argomenti. Detto questo, quindi cosa ho fatto? Questa è una delle classiche situazioni in cui, sempre per citare Finardi, bisogna mollare le menate e mettersi a lottare, nel senso che non puoi pensare: ah, adesso con che cosa faccio quel suonino? No, io sono partito dall'idea di dire: ok, devo recuperare mentalmente tutta quella, come facevo, come avevo strutturato il setup, che in realtà poi era abbastanza semplice, nel senso che c'erano le due tastiere. Nel caso specifico, la Modi X l'ho utilizzata come controller in local off, idem il Viscount Legend Solo. Entrambe comunque erano collegate perché non si sapeva mai. Sono arrivato al locale, diciamo, abbiamo provato 3-4 pezzi se andava bene, perché poi alla fine, insomma, il tempo era veramente poco. Nel frattempo, visto che loro insistevano, comunque mi sembrava anche un gesto gentile nei loro confronti, insomma, mi ha detto: però perché non facciamo anche quella? È abbastanza facile, è anche quell'altra. Quindi due brani che non avevo mai sentito dei Pink Floyd, credo siano di cose recenti. E quindi, finita la cena, erano ormai le 8, 8:30, così mi sono messo nella mia macchina, iPad, Spotify, anzi YouTube, perché c'erano le versioni precise di questi brani, e via, fidandomi del mio orecchio relativo, ho trascritto tutto. Poi sono andato sul palco mentre il concerto iniziava verso le 10:30, così mi sono ancora fatto due suoni al volo per questi brani. Per fortuna non erano in effetti complicatissimi, però ovviamente ci tenevo, insomma, che i ragazzi si trovassero il meglio possibile per quello che chiaramente potevo. Tanto, non so se l'ho detto, si chiamano Last Floyd, quindi insomma faccio anche un attimino di pubblicità. Molto ben organizzati, bravi. Io conoscevo
mi sembra tre di loro, gli altri erano sconosciuti, ma sono stati carinissimi con me innanzitutto. Io ho cercato di fare del mio meglio, tra l'altro appunto li avevo in ear monitor con i click, oltre ai click loro avevano delle guide molto precise, molto dettagliate, del tipo ah, adesso c'è il solo, adesso c'è questo, insomma veramente fatti, complimenti. Era un pochino a prova di scemo, diciamo, no? Detto questo, anche uno scemo come me può sbagliare ugualmente, però devo dire che è stato divertente, loro penso che siano stati contenti. Il problema chiaramente quando si fanno questi tributi è che ci sono migliaia di versioni, ovviamente quelle che conoscevano loro non erano quelle che conoscevo io, ma insomma un po' di orecchie aperte e ne siamo usciti fuori. Quindi a questo punto, se ho fatto pubblicità a Last Floyd, li faccio anche a Sky Moon, che è appunto la situazione in cui invece sono coinvolto direttamente io. Ve ne avevo già un pochino parlato. A questo punto andiamo però magari a sentirci qualche suono, a vedere un pochino come ho strutturato il tutto. Eccoci qua. Allora, qui praticamente, come vedete, ho entrambi i software aperti, cioè Camelot e Mainstage. Qui, cambiando le mie patch, mi vengono cambiate appunto i suoni su Mainstage. Mi vengono cambiate appunto le varie patches. Su Mainstage, se andiamo a vedere, appunto io ho configurato le due tastiere, in questo caso qua io sto utilizzando appunto la Modi X qua sotto e la in questo caso qua la Native Instruments Complete S61 Mark II, vi metto anche il link alla mia recensione. In realtà è un setup basicamente semplice, perché amo i setup semplici, nel senso qui abbiamo un pedale del volume, due pedali del sustain, appunto uno lo utilizzo come pedale del sustain e l'altro invece come slow fast del Leslie, un tastino che utilizzo per far partire un campione in un brano, punto, questo è quanto. Ma di base io tendo a utilizzare appunto Camelot per le parti scritte, appunto in questa situazione qua è stata particolarmente utile, perché ovviamente non è che mi ricordassi tutto. Camelot, così, che è molto leggibile dal mio computer, mi aiuta. Vi mando anche un link al video in cui racconto un po' come mi organizzo per prepararmi al live. Quindi in questo caso qua appunto abbiamo per esempio questo. Qui appunto il piano è Pianotech, che a me piace moltissimo. Ecco, quello che non vi ho fatto vedere, ecco che altra cosa che avevo fatto è appunto assegnare ai praticamente l'avanzamento e indietreggiamento delle patches, proprio in questo caso qua per esempio, appunto ho assegnato ai La e al Si bemolle bassissimi della mia Modi X in questo caso, appunto l'avanzamento e l'indietreggiamento delle patches. Mi piace, diciamo, come mia filosofia, mandare un cambio di programma per il brano e muovermi all'interno delle sezioni del brano con appunto l'avanzamento e indietreggiamento. Per esempio questa cosa qua, appunto abbiamo il piano che vi ho fatto sentire prima, poi arriviamo invece che invece qui ho una seconda sezione con invece dei, appunto, dei brass, così andando facendo una scorsa veloce, appunto vedete qui ci sono tutte le parti dei brani. Devo cercare di farvi sentire un pochino di cose diverse. Ecco, per esempio qui Take It Back appunto è il campione che vi dicevo prima, che faccio partire col do alto, invece do do C7. Ecco, questo è uno dei brani appunto che ho scritto lì al volo, quindi infatti è scritto particolarmente male, per un brano che non conoscevo, dove mi sono appuntato proprio il minimo sindacale, anche questo. Poi appunto per esempio abbiamo questa in cui c'è dove appunto, come sentite, ecco qui ho assegnato al pedale del sustain della Complete Control lo slow fast del Leslie. Funziona, intanto il plugin che utilizzo è il Vintage B3, che secondo me suona molto bene di Mainstage. Ecco qui per esempio c'è uno dei miei fiori all'occhiello, questa è l'intro di Shine on Your Crazy Diamond, dove utilizzo il chord trigger, dove appunto suono tutto live. Thank you.
questo è forse la cosa che sono, dove sono più contento. Anche qua c'è un cambio di patch per la parte successiva, dove invece c'è poi solo più l'Hammond, per cui diciamo che uso un po' l'Hammond e poi il synth invece. Che utilizzo in questa parte qua, appunto time, in cui ho un questo Hammond qua sopra molto leggero, poi appunto il Rhodes di main stage, idem quello di ovviamente ho suonato una roba totalmente diversa da quella che era scritto. Ecco, qui in questo caso qua per The Great Gig in the Sky invece ho utilizzato il pianoforte, quello di Keyscape, che mi piace particolarmente. Appunto il piano è molto bello, questo piano mi piace molto. Chiaramente poi qui ho l'Hammond per la parte dei vocalizzi. Poi Money, in cui utilizzo ancora Keyscape con questo Wurlitzer col wah-wah. Altro, vediamo se c'è qualcosa di interessante. Per esempio Comfortably Numb, in cui appunto ho questo pad e chiaramente la parte di archi. Poi chiaramente arriva la parte di Hammond per il finale. E poi ancora, per esempio qua abbiamo questo altro. So di non aver suonato niente che c'entri con Run Like Hell, però appunto questo è il suono che utilizzo per il solo di Run Like Hell. E poi ci sono altre cosettine, ma basilarmente insomma siamo qua. Ecco, e devo dire che è un sistema stabilissimissimo che funziona benissimo. Spero che il video vi sia piaciuto, grazie per l'attenzione e ci vediamo presto. Ciao!